Ci sono vetture che si distinguono per il loro particolare bagaglio di qualità, affidabilità, prestazioni e contenuti tecnologici, come le turbodiesel di questo confronto. La frizzante Opel Astra 1600 biturbo, la solida Peugeot 308 2000, la sportiva e tecnologica Renault Megane GT 1600 biturbo e la sempreverde Volkswagen Golf 2000 TDI. Inconfondibile nella sua sobria fisionomia, la berlina Opel ha un abitacolo luminoso e una plancia sinuosa, affiancata da un compatto cruscotto con nitidi strumenti a lancette. Rigidi nell'imbottitura, i sedili sono grandi e facili da regolare. Sul divano basso e morbido si sta con le ginocchia in alto, ma lo spazio non manca. Il baule di media capacità è spazioso in altezza e ben rifinito. Divertente e sicura, l'Astra è fluida e pronta di sterzo, nonché rigorosa nelle curve, che digerisce con sicurezza se il motore viene tenuto in tiro. Se no, qualche oscillazione non manca. Un cambio preciso e tutt'altro che ruvido affianca un motore pieno di potenza e coppia. A una spinta vigorosa da soli 1700 giri, fa seguito un allungo deciso fino a 4700. Nonostante l'aspetto più elegante che aggressivo, la 308 ha interni un po' spogli anche se di elevata qualità. Spiccano la console e il curioso cruscotto sopraelevato, con la lancetta del contagiri che gira in senso contrario. Le poltrone, ampie e ospitali, hanno fianchetti pronunciati e molto aderenti. Sul divano, davvero comodo, lo spazio è generoso. Il baule, rifinito con cura e dotato di botola passante per gli sci, è piuttosto grande. La berlina francese conquista per la guida, fluida e precisa, l'assetto equilibrato e lo sterzo piacevolmente diretto. Nelle curve offre inserimenti progressivi grazie a sospensioni a loro agio anche sui fondi sconnessi e a un muso che allarga poco la traiettoria. Il 2000 Peugeot risponde con grinta da 2000 a 4000 giri, anche se la sua spinta vigorosa viene talvolta penalizzata dal cambio automatico EAT6, che soprattutto in città non è sempre immediato nella risposta. Alla originale carrozzeria della Megane corrisponde un abitacolo gradevole, vivacizzato da una console con struttura verticale. Avveniristico il cruscotto con due piccoli strumenti a lancette e un elemento digitale al centro. Gli sportivi sedili racing sono rigidi e contenitivi. Il divano, grande ma basso, offre poco spazio. Il baule non è piccolo, ma i gradini e la soglia alta rendono faticoso caricare. Forte di un assetto piatto ed equilibrato, controllato da sospensioni solide, la berlina Renault si attacca all'asfalto come una ventosa e divora i percorsi tortuosi grazie anche al sistema 4 Control a quattro ruote sterzanti controllate elettronicamente. Un filo ruvido ai regimi più bassi, il motore riprende bene da 1800 giri e sale con forza fino a 4000 e a 4500 selezionando la modalità RS Drive, anche se talvolta il cambio, non sempre impeccabile, ne smorza l'impeto. Con la sua fisionomia, che sembra immutata da lungo tempo, la Golf si distingue per l'abitacolo dalla sobria eleganza. Il cruscotto è uno schermo TFT personalizzabile, che riproduce i vari strumenti e pure le mappe del navigatore. Dotati di fascia centrale in alcantara, i sedili sono comodi e ben regolabili. Il divano offre ampio spazio alle gambe e in altezza. Curato e funzionale il baule, ha la botola passante e il fondo su due livelli.
Solida, confortante e facile da guidare, la Golf ha la fisionomia più simile a quella di una auto da famiglia, ma se la si stuzzica rivela un sottosterzo controllato e un'eccellente aderenza in curva. Sui percorsi tortuosi è divertente ed efficace. Convincente il motore, che dimostra una potenza più elevata di quel che ci si aspetta, soprattutto dai 2500 giri, sotto è meno vivace, per poi distendersi con grinta fino a quasi 5000. L'indole sportiva di queste vetture è confermata dalle brillanti prestazioni rilevate. La più veloce è la Opel, che supera di pochissimo la Golf. Grazie all'efficace mix di potenza, coppia e leggerezza, la Volkswagen riesce però a prevalere sulle rivali in accelerazione. Sul fronte dei consumi sono le tedesche a fare meglio, in particolare la Golf. Contenuti per tutte anche gli spazi di arresto in frenata, dove mostrano un lieve vantaggio la Renault e la Volkswagen, che svetta anche nella prova di maneggevolezza fra i birilli.